Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese, l'uomo che ha passato la vita nella porcheria. Detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90. Zingaro, voglio vivere come te. Andare dove mi pare, non come me. L'uomo che ha la casa con le rotelle. Lui è Zlatan, il Sinto. Zingaro, senti l'ossido di che sa. Vediamo questo albergo nu. Zlatan! Saverde, ma cazzo vuoi? Allora, cosa sta facendo oggi? Sto cercando hotel per fare vacanza di estate, no? Dove vai, albergo? Sì. E sbagli. Perché sbaglio, scusa? Perché il futuro è andare a campeggio. Ci sono le signore vecchie che scopano. Ma no, ah, sì, no, sì, no, sì. No, no. Allora cerco no. Campeggio. Ma no! La convinto. Eleonora, come posso aiutarla? Sì, ciao Eleonora, ciao, mio nome è Zlatan Oreno, io vengo di far campeggio. Quando è disponibilità di 3 o 4 piazzole di settimana? Io ti faccio regalino poi se tu trovi me. Perché date? Guarda, a me non interessa, a me serve sapere, di agosto c'è qualcosa? Ho solamente 2 piazzole dal 15 di agosto. Dal 15 al 30, no? Sì, volendo sì, però solo 2. Ok, 2 piazzole. Vabbè, non è problema, noi abbiamo tipo camper culo, tipo villa, no? Non so se è problema, è anche tipo. Possiamo inserire poi le misure, perché ovviamente in base a quello vi assegnano una piazzola. Io ho l'ultimo modello di Mercedes, quello 3 piane. Dovrebbe essere 18 metri, mi sembra. In altezza mi sembra che è 12, 9. 12. 9. Le ripeto, finché non mandiamo la prenotazione con le misure, non le posso dare una garanzia. Sì. Quindi. Allora, una cosa che volevo chiedere io, di vicino a questa piazzola, c'è un bar dove io posso mettere dei bambini a vendere? Come vendere? Non lo so, deve chiedere. Io le ripeto, le rispondo da un'agenzia di un operatore. Eleonora, cosa fai stasera? Niente. Non vuoi venire a fare un giro con me stasera? No. Ti do c***o, dai. No. Ti diverti un po'. Dai che ti do c***o, dai. Grazie, arrivederci. Lasciamo ballare c***o. Cosa? Ballare c***o. Se salve il camping, no? Sì. Volevo sapere quando era prima settimana libera lì di fa posizione. Come quando era prima settimana libera? Di che cosa? Di campeggio, di postazione. Allora, la prima settimana libera, adesso io non glielo so dire così, perché non sono io che faccio, ma quando è che deve venire lei in campeggio? Sì, in campeggio siamo 3 camper praticamente. Ah, no, 3 camper no adesso. Io non so lei che cosa sta cercando. Noi abbiamo un campeggio che è piccolissimo, ha 30 posti. Però a me mi ha detto che adesso posso parlare sinceramente, no? Tra lei e la proprietaria. Mi dica cosa vuol sapere, non sono la proprietaria io. Ah no, niente, le spiego. Queste dicerie che dicono, no? Che in vostro campeggio si ficca tanto. Ma chi? Come? C'è tanta meniote, capito? C'è tanto movimento. Con 30 posti e tutte famiglie con bambini e anziani. Ma dicono. Bisogna che cerchi un campeggio un po' più grande, questi discorsi con me non li venga a fare. No, dicono che ci sono signore che ci piace, capito? Cosa? Però... coglione! Che cazzo vuol dire? Ci piace. Campi. Sei pronto campa? Pronto? Sì. Pronto campa, che sei salve. Io ho 3 postazioni volevo di. Per camper. Abbiamo? Sì, una piazzola? Per che periodo? 3 piazzole, 3 postazioni. Sì. Per che periodo? A me non interessa, voglio sapere tanto per organizzarmi, no? Io sto a Milano. Come non le interessa il periodo, scusi? No, io posso venire sia a agosto che a settembre, ovvio. Prime 2 settimane di settembre oppure tutto agosto? Ah, ecco, agosto siamo molto pieni. Forse infatti, meglio le prime 2 di settembre. Immaginavo. Ecco. Tanto io vi spiego, io sono Zlatan Oreino, non so se mi conosce, abbastanza famoso. A Milano comunque. È presente? Vabbè, no, noi siamo in Romagna. Non lo so, però siccome io ho molta nomea. Le spiego, mi hanno detto che il suo campeggio è suo campeggio? No, sono presente. Ma niente, mi hanno detto che questo campeggio è pieno di meniota. Se viene. Ma che l'hanno
hanno detto. Si spruzza come pazza, si diverte. E io volevo venire per portare, io faccio vendere dei merci, no? Ma no, non mi sa che non ci siamo capiti, è un campeggio per famiglie questo. Sì, capito, ma tante mamme sono venute, mi hanno detto che è venuto mio cugino l'anno scorso, mi sembra. Ah, ho capito. E io volevo portare, magari fare mia piccolo camper con ci vendo anche l'SD, ci vendo destro di naso. No. Che vendi? E robe di divertimento di sera, capito? Ah, ho capito. E vabbè, ma non credo che sia a casa allora. No, io vendo piccolo. A casa vostra. Ma no, perché, scusa? Io posso anche dividere con proprietà, eh? Se lui vuole fare anche mezzo e mezzo non è problema. No, non ci siamo proprio, è un posto per famiglia questo. Io porto anche marijuana. Se tu vuoi fumare non è problema, capito? Guarda, lasciamo perdere. Perché tu, scusa, tu non fuma? Sì, ma non questo è tutto, no. E ti faccio anche regalo di cipria di naso, ti piace, bamba? Sì, ma non c'entra, sì, questo come discorso. Sì. Come non c'entra? Se noi io te diventiamo amici, io ti faccio guadagnare soldi, no? Magari mentre io vado a scannare qualche mamma. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao. Dai, va bene allora. No. Sto drogato de merda, se fa naso e fumo e poi rompe coglione, potevo farlo guadagnare. Zlatan in the room. E infatti adesso è diventato un campeggio invernale sempre pieno di neve lì proprio, sì. Abuso proprio. Lo Zodi 105, nonostante tutto, è ancora il programma più ascoltato in Italia. Da non crederci. Noi siamo Rosa.